Abbiamo ora l'intervento di Giulio Paolini. Giulio Paolini è un altro degli esponenti del gruppo dell'Arte Povera. Anche lui partecipa alla prima esposizione collettiva nel 1961, all'età di 21 anni, giusto per dare di nuovo un po' il senso del clima e della produzione di quegli anni. Paolini è un grafico di formazione, ha sempre avuto un particolare interesse per la parola scritta, per il campo editoriale, ma soprattutto per la definizione del rapporto tra parola e immagine e ancora di più tra concetto e visione. Io credo che con Alighiero Boetti lui avesse in comune una quasi ossessione o ricerca prolungata sull'idea del doppio e sull'idea, per usare di nuovo un titolo di Boetti, del segno e del disegno e del loro rapporto. Paolini ci ha chiesto di intervenire con una lettura di un testo che lui ha scritto, una specie di omaggio lettera scritta a Boetti come amico e come collega. L'idea da cui parte il famoso manifesto che abbiamo già visto nelle immagini poco fa, e credo che tracci un po' la corsa tra Giulio e Alighiero alla riduzione e alla ricerca della semplicità. Abbiamo un'immagine che è la famosa immagine di Giulio Paolini che è seduto su un elefante, Alighiero Boetti che lo indica, è un'immagine particolarmente emblematica. Paolini ci è stata fatta per caso in un circo, Alighiero mi ha obbligato a salire su un elefante e a farci questo ritratto. È emblematica perché non ha molti modi può essere vista veramente in molti modi. Da un certo punto di vista uno pensa Alighiero prende in giro l'Annibale dell'arte concettuale italiana, da un altro punto di vista Alighiero presenta invece di rappresentare, mentre forse Giulio è più interessato alla rappresentazione. Alighiero gioca, ma entrambi guardano al momento dell'evento. Abbiamo un lettore che verrà a leggerci questo contributo, questa lettera che Giulio ci ha mandato per oggi. Potete anche ritirare una piccola pubblicazione che abbiamo fatto con Paolini, in cui c'è il testo e la lettera, sono all'uscita, quando uscite lo troverete. La fotografia è una piccola intervista inedita di Ludovico Pratesi, fatta qualche giorno fa a Giulio Paolini. A, B e C, Giulio Paolini. Ancora oggi mi sorprendo e mi commuovo alla vista di quella famosa opera manifesto dove Alighiero Boetti allineava uno dopo l'altro i nomi degli artisti che all'epoca si disputavano la classifica o almeno l'appartenenza alla schiera dei protagonisti di quella stagione artistica. Quei magnifici 16 nomi, già in certo modo illustri per essere entrati a far parte di quell'elenco, erano associati a 8 diversi simboli il cui valore o significato, positivo o negativo, era peraltro noto soltanto a lui, ad Alighiero, arbitro assoluto e incontestabile di quella contesa misteriosa. Come eravamo? E quanti siamo ora qui a ricordare quei giorni e a rincorrerne altri ancora, anche se a passo più lento e un po' affaticato? Fabbro, Boetti, Pascali, Mondino, Merz, Schifano, sono assenti ingiustificati e forse anch'io, da tempo osservante e praticante, militante vorrei dire, dell'assenza da appelli e riunioni. Quel manifesto, elenco muto e imparziale di una visione privata, soggettiva e inespressa, annunciava però paradossalmente una scelta di campo esplicita e rigorosa, la considerazione che se di arte si parla, di artisti si tratta e non di altro, cioè di quasi tutto il resto. Tutto o quasi, appunto, è altra cosa e sfugge allo sguardo dell'artista. Non ho mai ritenuto che essere stato collocato al primo posto in alto nella lista valesse di per sé come un suo riconoscimento, ma certo non credo volesse significare il contrario. D'altronde sono soltanto due i simboli, le medaglie poste accanto al mio nome. Ma non è questo. Non è certo la decifrazione di quell'ermetica crittografia il senso della fotoricordo che si rivela ancora una volta ai miei occhi. È da certi tratti comuni che fin dal nostro primo incontro, in occasione della sua prima mostra personale alla Galleria Christian Stein a Torino nel 1967,
Entrambi toccammo con mano qualcosa che ci era assolutamente necessario e vitale, una reciproca e condivisa corrispondenza. Da quel momento, in fasi alterne, continuammo a percorrere itinerari simili o paralleli, la figura del doppio e della duplicazione, dell'enumerazione, dell'infinito, così come dell'elencazione, del gioco combinatorio, della trasparenza, della riduzione all'uno. Grazie ad Alighiero, alle sue opere, mi resi conto di una mia eccessiva attitudine all'estenuazione, che dava a volte al mio lavoro un tratto di saputezza storica, citazionismo enciclopedico o cerebralità un po' stucchevole. D'altra parte, quella sua innocente elementarità, certe associazioni immediate, analogiche, talvolta quasi ovvie, erano il prezzo da pagare nella nostra comune, difficile, impervia rincorsa della semplicità. Una semplicità intesa come fragile, ma sublime traguardo della complessità che occorre sempre attraversare per cogliere il bersaglio dell'opera da realizzare. Furono queste le componenti che arricchirono il nostro linguaggio. Dico di proposito arricchirono, con esplicito riferimento ai materiali abituali dei nostri colleghi artisti poveristi di quegli anni. Potremmo continuare ancora a ragionare fino a scorgere la linea dell'orizzonte all'infinito e individuarne il punto d'arrivo, o imboccare la direzione contraria, procedere a rovescio, partendo da un punto terminale inesplorato, mai raggiunto, e conoscere a uno i passi compiuti dal punto di partenza originario, sconosciuto tanto quanto quello di arrivo. Ma ora, caro Alighiero, ti vedo già pronto a contraddirmi, a rispondermi: e se ci fermassimo un istante e scambiassimo quell'istante per l'eternità? Grazie. Grazie.